Tema noi abbiamo voluto introdurre, e per quello che siamo intervenuti, perché diciamo essenzialmente su alcuni aspetti, quindi la depenalizzazione e la valutazione di cambiare soglie e quindi chiedere, come hanno fatto anche altri stati europei, una deroga alla taglia minima, e noi non siamo in cerca di voti di particolari categorie, ma riteniamo che vada sempre trovata la soluzione migliore per tutti, quindi che tuteli sia chi lavora ma che tuteli anche l'ambiente. E quindi quello che chiediamo, che hanno chiesto fra l'altro anche i nostri parlamentari europei, tanto che stiamo attendendo uno studio richiesto dalla Commissione Pesca della Commissione Europea, dove come Movimento 5 Stelle siamo presenti, non so se altri colleghi abbiano dei colleghi presenti in questa Commissione, e, diciamo, abbiamo richiesto anche questo studio, quindi è arrivato da poco lo studio del Ministero che dice che effettivamente la soglia minima probabilmente si può abbassare e l'indicazione che si dà è quella probabilmente dei 22 mm, nel senso che sotto i 22 mm si intaccherebbe probabilmente la risorsa dello stock ittico, ma si aumenterebbe intorno ai 22 mm un 25-30% in più di pescato per chi va a pescare, non con le reti fra l'altro, come dice la risoluzione della Lega. Quindi quello che diciamo noi è che qualunque azione politica prima si deve fondare su degli studi scientifici. Quindi intanto chiediamo al Ministero di cominciare a predisporre la deroga basandosi però su degli studi. L'altra cosa che noi chiediamo in più rispetto alle altre risoluzioni è che spesso anche nei consumatori finali manca questa informazione, nel senso che non si sa che comprare vongole sotto taglia può comportare sanzioni e comporta un impatto sul nostro mare. Quindi chiediamo anche di avviare una campagna informativa rivolta ai consumatori, di valutare anche l'istituzione di un marchio di qualità e della tracciabilità delle nostre vongole, perché se abbiamo dei Cogemo che fanno un'autodisciplina e cercano di pescare solo rispettando la taglia, è giusto che ci sia una tracciabilità che difenda il loro prodotto. Quindi non è un adempimento in più che chiediamo loro, ma una difesa in più che garantiamo loro, e per difenderli poi chiediamo anche controlli, ad esempio, presso i ristoranti e i rivenditori sulla provenienza e la dimensione delle vongole, proprio perché, come citava il mio collega prima, noi sappiamo che entrano nel nostro mercato vongole di 17-18 mm provenienti dalla Turchia, ad esempio. Quindi dico solo una cosa, mentre su alcuni aspetti siamo d'accordo, c'è un aspetto importante sul quale invece non concordiamo nella risoluzione del PD, che è quella di derogare alle draghe entro le 3 miglia. Su questo non siamo d'accordo, perché prima interveniamo sulla taglia minima, poi valutiamo, e quindi quella deroga entro le 3 miglia non rientra in questi studi. Sulle acque dolci ricordiamo anche di valutare l'impatto, perché l'impermeabilizzazione del suolo selvaggia, e quindi qui parliamo anche sempre noi, ma pare siamo solo noi, di consumo zero di territorio, l'impermeabilizzazione selvaggia è quella che poi porta anche più acque dolci e più scarichi al mare. Grazie.